Ah. Quindi c'è la giungla. Ora non so se nella cinematica, ma la grafica dell'erba è bellissima. Quello si è sporcato di merda. I T-Reds, i genovesi sono arrivati. Gli amici di Queen Georgia. No, alziamo le mani, Rio. Pare Indiana Jones. Ah, quindi sono le liane? Quindi sono le liane che sarebbero i vecchi turbini. Cioè, quelli tipo sono a Mega City. Che figo. Eccala. Ah! Ma sono Transformers! Ma sono Transformers questi? Io non l'ho mai visto Transformers, eh. Alzo le mani. Vabbè, immagino che i dinosauri non siano in Ranked, vero? O sono anche in Ranked? Andiamo a vedere le ricompense del Puss Battles. Da notare la top? Niente, sto gioco mi odia. 3000... Poteva essere 3100... No, 3104. E io ora non voglio fare più Ranked. Solo che poi mi superano ancora di più, quindi il 104 poi sparisce. Quindi, unlucky. Vabbè, go next. Allora, andiamo a un posto pass battaglia. Mimetica molto carina. Molto figo. Mi ricorda lo stesso... C'è un paracadute uguale, simile, ma con le spadine. Non mi ricordo il nome. Carino. Questa è la scia. Troppo ingombrante, però bella esteticamente. Vabbè, i V-Bucks che non ci fanno mai male. Lei è bella. Anche se secondo me lei avrà degli stili diversi, perché... Dai, non penso che gli hanno fatto solo uno stile. Non dubito. Ah, Ganzo è Ganzo. Peccato che è abnorme come skin. Cioè, c'ha sto giacchettino che pare... Non lo so. Pare quello di Versace. Ok, vabbè, lui non mi piace. Tutte le skin maschili in realtà a me non piacciono mai, ma dettagli. Caruccio, tutto full scuro, così molto bello. Ah, questo è... Ah, ma volevano fare la patch di Milano. Milano per Maranza. Fortnite per Milan per Maranzinus. Cioè, palesemente quello. Vabbè, lui non mi piace per niente, ribadisco. Proprio zero proprio. Molto bella. Molto bella esteticamente, anche se i backpack non ci sono quasi mai, però è bella esteticamente, oggettivamente parlando. Bello il Beyblade. Ma questo è palesemente un Beyblade, raga. Ma sono palesemente i Beyblade, ve lo giuro. Spero che sappiate cosa sono i Beyblade, perché se non lo sapete, ve lo giuro, uno schiaffettino sul naso vi lancio, eh. Santo Dio. È un Beyblade, è quello. Una tipica giornata a Capodanno a Napoli, dopo che hanno buttato i fuochi d'artificio e tu sei lì a berti un tè come se tutto fosse normale. Alziamo le mani, è uno scherzo, ovviamente, tranquilli. Utilizza ricompensa. Ah, frate, ti dico una cosa. Il problema di questa skin è uno. Ve lo giuro. C'ha gli scarponi che sono più grossi del Gigi's, di Jazz di Rocco Siffredi. Cioè, è proprio sproporzionata, capito? Sapete chi sembra la corporatura di questa skin? Sky di Valorant, ve lo giuro. Quindi attualmente l'unica skin che mi piace è la prima. I paracaduti sono belli, le mimetiche sono bellissime. Quindi ora hanno voluto fare molti più concept di picconi tenuti in questo modo, se ci avete fatto caso. È già il secondo piccone che hanno messo nel pass, a metà pass battaglia, in questo modo. Che esteticamente parlando è fighissimo. Bisogna vedere in game come l'animazione. Anche se credo che l'animazione sia molto classica con le armi, quelle lì che tieni in questo modo. E vabbè, non penso che debba essere io a commentare per voi. Nel senso, andiamo avanti. Che figo! Questo però sei sotto, mi sa. No, forse sei sopra su questo anche, sai? Perché il sotto mi sa che non si aggrappa il personaggio. Credo che sia sopra. O forse si aggrappa. No, forse si aggrappa. Non lo so, bello comunque, molto bello. Vabbè, non devo commentare io, basta il vostro parere, tranquilli. Quindi assorboliamo questa skin e andiamo avanti. Allora, questa è bellissima. Però concordate con me che questa qua è palesemente la Dynamo reworkata. È la Dynamo, raga. Lui ci sta, c'ha pure un berbucio di culo, quindi va bene. Carina, dai. Ok, questa è la emote che hanno fatto vedere durante il trailer del gatto là, il miascolo. E questo è sempre lui, che pare tra un po' Jack Sparrow. Vabbè, non mi piace così, però bella esteticamente. Cioè, non la userei mai, quello intendo. Questa è fighissima, in culo. Io ho una passione per le mimetiche. Le mimetiche proprio io sono addicted. Bella. Minchia, l'animazione è bellissima. È bella, è proprio bella in culo lei. Peccato che è troppo grande da utilizzare. C'è la gonnellina, i pantaloni. Sono veramente fucking Among Us, capito? Sono troppo grandi.
Però lei è una figa da paura, cioè. Bellissima, eh. Peccato che l'outfit è un po' troppo grande. E quindi questa è la Transformers. Carina. Ok. Ma è Optimus Prime questo, vero? Sì, c'è pure scritto Martina, buongiorno. Optimus Prime, ok. Vabbè, una skin che non userà mai nessuno. È una collaborazione, è abnorme. Ok, ci sta. Vi dirò, il pass overall... Allora, i picconi sono belli. Le mimetiche, bellissime. I paracaduti, la maggior parte, stupendi. Skin se ne salva solamente due. Lei, anche reworked, e l'altra tipa che è bellissima. Qua, questa qua... No, scusatemi, lei. Lei che è carina. Dove andiamo? Rovine, recinto... Ormeggi Ombrosi. Allora, Ormeggi Ombrosi mi sta sul sasso come nome, quindi andrò a recinto perché i recinti mi ricordano le cantine. E dentro le cantine noi siamo abituati a tenere le... Quindi queste sono le liane. No, wait, ma c'è il loot sopra, sopra gli alberi? What the fuck? Il loot sopra gli alberi? Ehi, calma, 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 frate. Ehi! Hey! Va bene. Trick ballac. No, c'è sto bomba di nuovo veramente, quindi... Ma è più lento però, scusatemi, non era così lento. È molto più lento, fa più male quindi. Ah, è palesemente più lento rispetto a... Fucile frittella. Ah. Quanti colpi ha sto robo? 40 colpi. No, forse di più. La rossa si chiude bene, vero? Ok, Martina che vuole le cure, Martina che non trova le cure. Va bene, fucking phenomenal. Vabbè, andiamo, va. C'è sta qui in Georgia. Ah, genovese, come salgo su sto robo? Dai, dinosauro di me. Ma che figo. Ok, starma fa proprio sboccare, lo posso dire. Mica salta tantissimo sto robo. Ma che sei, cavalli di Minecraft? Oh nanna, watch me ne. Va bene! No, 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 sto dinosauro no, Mi griffa proprio la mentality. Allora, primo game del giorno, quindi sono ancora un po' stunnata, eh. Che è sto robo? Boomerang cinetico. No, sta arrivando, non c'ho manco shield, mannaggia chi so io. C'è una cosa che mi cura a sto posto, tipo ste robe, che sono? Che è sta roba? Ok, mi cura, ho visto blu, ho detto, bah, se è blu, significa che mi cura, realisticamente parlando, no? Vado, raga, camperare qua tipo in no build e fare gli agguati è una roba tipo disgustosa, eh? Non si capisce un cazzo. Pieno di erbe che nemmeno a casa di Bob Marley. Dai, oggetto. La qualità dell'oggetto è troppo bassa, porta per un altro. Ma io porto questo. Come minimo. Che figo. Ah, il marasma. Quindi? Ispeziono la porta. Le fiamme passano. Frate. Ma è una... Devo fare qualcosa di strano? No, c'è per forza una combo da fare, quindi. Forse di avere fuoco. Boh, non lo so, raga. Di certo non voglio perdere tempo di 40 minuti. Sì! Che è successo? No, me l'ha rubato! Sto fiodena! Che c'è il cannone in mano? Che è sto cannone? Mitraglietta da combattimento. Ma che è sto cannonazzo? Ma no, no, questa cosa non mi curerà mai. Immagino faccia danno della Madonna. Ah, possiamo dire che è grosso ed è anche un po' largo, eh. Forse un po' troppo. Ah! Ah! Sì, normalissimo, bilanciatissimo, effettivamente parlando. Sì, capito, no? Bilanciato.
Mi sembra abbastanza corretta come cosa. Pronti? Ma che è sta roba? Ok, questo qua era... Santo Dio, stava più di là che di qua. Ma non può fare una roba del genere 110, ma tutto bene. Ma che è sto cannone, raga? Ma manco Bob Marley. Dai, è fortissimo sto coso. Che poi mi è sembrato di prendere pure uno attraverso le... Forse le strutture, non sono sicura. Ma raga, primo game, prima win. Ma questi qua stavano più della che di qua, ripeto. Cioè, nel senso, non erano niente di che. Però sto cannone non deve esistere. Ma che è sto cannone, raga? Ok, questi qua erano dei bot a pedali. Ma dico, se impari bene il timing con il tuo mate di spaccare un muro, entra il razzo, fai 110 a due persone insieme. Perché farà danno d'aria, giusto? Fa danno d'aria. Eccala. Vediamo. Quindi abbiamo l'ombrello della nuova season. Sarà sicuramente qualcosa con le scimmie. Sarà qualcosa con le scimmie, dice Martina. Banana ombrello. Però è carino. Oh, è figo.